Era il 25 dicembre del 1972 quando nel centro storico di Barbara, nota località dell'entroterra senigalliese, uno dei 9 comuni della Valmivola, si svolse la primissima edizione del Presepe Vivente. In questi giorni questa importante rappresentazione festeggia, pensate, i 51 anni di storia. Un evento molto atteso, molto amato, che ogni anno richiama migliaia di persone anche da fuori regione. Vi portiamo con noi a vivere le emozioni della 51esima edizione del Presepe Vivente di Barbara. Sindaco, una tradizione giunta a 51 anni di storia con la particolarità da sempre dell'evento suddiviso in due parti. Sì, proprio è questa la cosa che ci differenzia dagli altri presepi, che c'è la prima parte che è recitata e quindi si parte da Mosè addirittura fino ad arrivare appunto alla Natività, e poi una volta finita la rappresentazione teatrale gli spettatori hanno la possibilità di immergersi proprio nel presepio, quindi vedere da vicino gli animali, vedere i mestieri, vedere gli umani e la capanna della Natività logicamente, e quindi proprio è vivere all'interno del presepio proprio come se fossero dei pupetti del presepio tipo Napoli, ecco, se vogliamo dire una cosa di questo genere, e quindi questo è quello che poi piace alla gente, soprattutto ai bambini. E da primo cittadino cosa si prova nel vedere la sua realtà, quindi Barbara, trasformata nella Betlemme di 2000 anni fa? Sì, per le 5 date della rappresentazione diventiamo praticamente una piccola Betlemme delle Marche. Per noi è l'evento clou dell'anno, logicamente, che attrae 4-5 mila presenze, e per noi è l'evento più importante proprio appunto di tutta l'annata, anche perché dietro c'è tanto lavoro per 120 figuranti, le luci, le capanne, e quindi c'è un grosso lavoro, e vedere tanta gente che parte soddisfatta poi è la nostra cosa che ci ripaga di più, insomma, ecco. Quali sensazioni, quali emozioni le trasmette appunto questo evento? Beh, se devo dire, do una chicca, io sono sposato con quella che è stata la prima Madonna del Presepio Vivente nel 1972, quindi l'ho vissuto a pieno sin dalla prima edizione, tutte le varie location finché non siamo arrivati a questa che si presta in maniera naturale perché è un anfiteatro appoggiato su una collina, e quindi proprio è un villaggio nel paese. E con tutte le presenze che abbiamo praticamente la nostra popolazione raddoppia nei giorni delle festività natalizie, e per noi quindi vedere la partecipazione del pubblico e soprattutto partire soddisfatti per noi è quello che ci ripaga di tutti gli sforzi che facciamo per questo. Poi partecipano tutte le Proloco e tutte le altre associazioni. Dall'anno scorso abbiamo introdotto l'angelo volante, che in realtà è il primo angelo volante che partiva dal Torrione, è stato Pierluigi Mastrucci, a cui va il nostro ricordo, e quindi abbiamo voluto reintrodurre anche questa parte di spettacolo, per noi è veramente una cosa unica. Questo è un evento anche che coinvolge tutte le famiglie del paese, che ci rende comunità, e la cosa bella è che vedere che tante persone sono passate nel corso degli anni, ma ancora altrettante ne abbiamo ancora presenti che hanno iniziato questa bellissima esperienza 51 anni fa e sono tuttora qui presenti, e sono riuscite a suscitare questo grande interesse nelle famiglie, nei nipoti, nelle generazioni successive, che anche oggi hanno portato avanti questa bellissima tradizione e vogliono sentirsi partecipi di questo bel evento che riunisce tutta la comunità di Barbara. Ben oltre 100 i personaggi in costume appunto d'epoca, scenari incantevoli, tanto lavoro, tanto impegno da parte di tanti volontari. Sì, impegno importante, soprattutto volontario di tante persone, cittadini del paese, ma anche dei paesi limitrofi, tante associazioni che collaborano tra loro e aziende locali che danno una mano per creare questa bellissima scenografia. Il lavoro è tanto, ma è anche benissimo ripagato.
qui con noi i tre Re Magi. Beh, l'emozione nel ricoprire questo ruolo. Certo, è una grande emozione e anche un grande onore rivestire un ruolo così importante e di fronte a tutto questo pubblico non può che essere una grande emozione. Sono sempre emozionato e con piacere e con gioia che ho questo ruolo da tanti anni, 15 anni, che lo faccio ballassare e per me è sempre un piacere e un onore. E sono sempre disposto a farlo finché sono a Barbara. È sempre una grande gioia. Ed ecco qui i figuranti per il primo anno nel ruolo di Maria Giuseppe e appunto di Gesù Bambino. Cosa provate ragazzi in questo momento? È una cosa molto bella per noi, anche perché è una tradizione del nostro paese e ci fa molto piacere essere qui anche quest'anno in un altro ruolo, ma ecco, è una cosa a cui teniamo molto. Un'altra delle tante famiglie al completo protagoniste di questa 51esima edizione del Presepe Vivente qui di Barbara. Cosa provate nell'essere protagonisti appunto di una delle tante scene? Sicuramente ci fa vivere meglio lo spirito del Natale, insomma, che non è fatto soltanto di apparenza, ma c'è anche tanto altro. E questo spirito, vestiti così e rappresentando quello che una volta si faceva, viene sicuramente meglio e si prova, insomma, delle emozioni un po' più vere. Chiara, è in corso la 51esima edizione, ben 5 le giornate in programma e i lavori per la 52esima, poi quando partiranno? Appena finiamo l'ultima serata ripartiamo subito pronti per la prossima edizione, la 52esima. Siamo tutti carichi con nuove iniziative, nuove proposte per cercare di migliorare sempre al massimo il nostro presepe. E la cosa bella è che siamo sempre tutti insieme, facciamo comunità, è un modo per stare insieme e per ritrovarci. Differentemente dagli altri presepi in Italia, che è una parte recitata, diciamo è un teatro. La gente viene, la prima metà è come se la gente andasse a vedere un teatro all'interno, però solo che all'aperto. E poi c'è il tradizionale presepe in cui, uguale a tutti gli altri, in cui la gente cammina e vede i vari lavori, però la nostra particolarità è quella è una rappresentazione teatrale, sacra. Vogliamo elencare e ringraziare tutte le associazioni e le varie realtà che appunto partecipano nell'organizzazione del Presepe Vivente? Il ringraziamento principale è la Pro Loco e poi al Comune. Adesso io non è che possa ringraziare troppo il Comune perché faccio anch'io parte del Comune, però dietro a tutto questo c'è sempre il Comune con il suo assessorato allo spettacolo, alle manifestazioni, poi ci sono le varie attività associative qui nel comune che sono tante, partiamo dal Tintinio, le Barbe Mamme, l'associazione sportiva Ilario Renzini Barbara Monserra e tante altre che adesso non le elenco tutte, però tutti lavoriamo perché in un paese piccolo di 1300 abitanti sono sempre quelle 20-30 persone che lavorano sia al presepe che in altre manifestazioni che facciamo.